pensare per fermare questa grande minaccia che è il MES. Il MES cos'è? Lo spiegheranno quelli che mi seguiranno. Quello che io voglio dire è che deve esserci la ratifica del Parlamento. Noi facciamo questo appello a tutti gli italiani, a tutti i cittadini, a maggior ragione perché con questa maledizione del coronavirus si entra in recessione. La minaccia che rappresenta il MES è essenziale per il nostro paese, per tutti i cittadini, per il popolo lavoratore, per le aziende e per le imprese. Quindi il segnale che vogliamo dare è che se c'è una sfida che l'Unione Europea bilancia e se eventualmente il governo tentasse di soffiatto, no, di approfittare di questa psicosi collettiva per far passare questi provvedimenti gravissimi che vengono dall'Unione Europea, noi questa sfida l'accettiamo e chiamiamo tutti i cittadini alla vigilanza democratica per le conseguenze che può avere questa soppressione, anche se solo provvisoria, dello Stato di diritto e questo stato di eccezione, ma soprattutto chiamiamo i cittadini a mobilitarsi nelle prossime settimane, a seguire sui nostri siti, siamo già in tantissimi, quindi, perché il coordinamento nazionale è una coalizione di soggettività, di associazioni, di partiti che sono tutti uniti dalla volontà di difendere la sovranità nazionale, la sovranità democratica e la Costituzione italiana, poiché il MES è assolutamente, come posso dire, anticostituzionale e incompatibile con quelli che sono non solo i dettami della nostra Costituzione, ma con le tradizioni democratiche del nostro Paese. Quindi, concludo dicendo, è solo l'inizio, non ci arrendiamo, accettiamo la sfida, noi non faremo passare il meccanismo europeo di stabilità. Grazie, do la parola a Nino Galloni, che è il portavoce del coordinamento nazionale non MES. Buon pomeriggio a tutti. Cominciamo innanzitutto a capire in quale tipo di situazione ci stiamo trovando, perché mentre era evidente che i poteri economico-finanziari per la prima volta nella storia non fossero in grado di dare indicazioni su come l'economia e la finanza dovessero affrontare le crisi che stavano cominciando, si è tirato fuori prima il pretesto dell'ambiente, che è un gravissimo problema per l'umanità, ma non certo nei termini sollevati da Greta e dai suoi seguaci o in altre occasioni, e adesso c'è questo coronavirus di cui dirò due parole dopo. Come nasce il MES? Il MES è l'erede di quel fondo salva stati che fu costituito prima che la Banca Centrale Europea si attrezzasse per comprare i titoli di Stato sul mercato secondario. Quindi è diventato inutile nel momento in cui la BCE può comprare titoli di Stato, può immettere tutti gli euro che vuole, come fanno le altre banche centrali del pianeta, per comprare titoli di qualunque genere, anche titoli tossici. Oggi circolano nel pianeta 54 PIL mondiali di titoli tossici, di debiti, ed è questa la ragione per cui il sistema sta diventando ingovernabile, ma non ci sono soluzioni, né da parte di quelli che ci hanno dominato finora, né da parte nostra, in fondo, che siamo qui per cercare di affrontare la situazione. Il MES ha dei profili di incostituzionalità che sono stati persino rilevati dai tedeschi, che non l'hanno firmato. Pertanto dovranno essere i rappresentanti popolari riconosciuti, nel caso nostro il Parlamento, a ratificarlo, e non possono essere ammessi o ipotizzati colpi di mano. La situazione del coronavirus è praticamente dominata da una gravissima emergenza. Non era mai successo, per esempio, che si chiudessero le scuole, ma perché? Perché nel recente passato abbiamo chiuso ospedali, abbiamo ridotto la spesa pubblica, non abbiamo assunto infermieri, non abbiamo assunto medici, adesso ce n'è estremo bisogno, e quindi se questi 4.000 contagiati dovessero diventare 40.000 o 400.000 non avremmo i posti. Come si fa ad affrontare questo problema? Come si fa ad affrontare il problema degli stati che non hanno moneta per fare investimenti e spese necessarie? In un modo semplicissimo, come hanno fatto tante altre realtà, immettendo moneta sovrana a circolazione nazionale. Questa è l'unica strada che abbiamo, sia per affrontare realmente l'emergenza del MES, del coronavirus,
coronavirus, sia per tagliare la strada al MES. Adesso io ho concluso il mio intervento, ma come portavoce devo leggere il comunicato dell'amico Stefano Fassina che ce lo ha inviato. Carissimi, impegni familiari imprevisti mi impediscono di essere con voi. Vi riassumo in estrema sintesi quanto avrei voluto dire. Considero le revisioni apportate al MES sbagliate e pericolose. Aggravano i rischi di ristrutturazione del nostro debito pubblico per una serie di previsioni introdotte. In particolare la segregazione dei paesi ad elevato debito pubblico, anche se in condizioni macroeconomiche solide. Ritengo irrilevante l'eventuale accoglimento delle modifiche delle CACS ai fini di evitare la single limba aggregation. È il senso complessivo delle revisioni che non va, è la conferma dell'impianto mercantilista sempre più insostenibile da respingere. Era così prima del coronavirus e drammaticamente più vero ora, in un contesto dove il debito pubblico aumenta in assenza di una banca centrale in grado di fare da prestatore di ultima istanza. Il Parlamento italiano, a dicembre scorso, ha dato un mandato chiaro al governo. Prima di esprimere una posizione conclusiva, l'esecutivo deve riferire a Camera e Senato. Inoltre, la valutazione della revisione del MES va collocata nel quadro del completamento dell'unione bancaria e dello strumento di bilancio. Entrambi i capitoli sono sostanzialmente bloccati o radicalmente negati. Non vi sono pertanto le condizioni definite dal Parlamento per consentire al Governo di firmare il MES revisionato. No quindi alla ratifica. Le revisioni del MES vanno archiviate. L'attenzione politica va dedicata ad affidare alla BCE, in via temporanea, il compito di finanziare direttamente gli Stati dell'Eurozona attraverso perpetuity, titoli senza scadenza a tasso zero, per contrastare i devastanti effetti economici e sociali del coronavirus e di orientamento l'Eurozona verso la domanda interna. Questa è la posizione, il comunicato dell'onorevole Stefano Fassina che vi ho letto. Adesso lascio la parola ovviamente agli altri previsti in questa breve scaletta della diretta con BioBlu e Pandora TV. Grazie.